segna il confine tra Argentina e Brasile e fa parte di un sistema di 275 cascate lungo 4 chilometri del fiume Iguazú. E qui siamo pochi chilometri a valle delle cascate. Queste che vedete sono le barche della Prefettura Navale Argentina. Seguiamo il lavoro di pattugliamento che fanno sul fiume. Alla nostra destra c'è l'Argentina, sull'altra sponda il Brasile. Di fronte il Paraguay e l'incrocio tra i fiumi Paraná e Iguazú. Questa zona si chiama Triple Frontera. Una frontiera tra tre stati, uno degli snodi strategici dell'idrovia, la grande rete fluviale che collega la Bolivia, il Paraguay, il Brasile, l'Argentina e l'Uruguay. Il nostro lavoro consiste nel pattugliare un'area che ha un'estensione di circa 180 chilometri. Si tratta di una zona di confine in cui avvengono traffici di sostanze di ogni tipo, contrabbando di sigarette, droga, armi. Il controllo della prefettura navale continua anche sulla terraferma. Scendiamo insieme ad una pattuglia armata fino ai denti. Per sicurezza abbiamo anche noi il giubbotto antiproiettile. Stanno eseguendo un controllo su uno dei tantissimi sentieri che attraversano la giungla. Siamo dalla parte dell'Argentina, ma praticamente al confine con il Paraguay. Il sentiero è piuttosto irregolare, difficile da seguire. Ma così è più nascosto. Viene usato per contrabbandare merce tra un paese e l'altro. La maggior parte dei traffici illegali avviene per nave, ma poi una volta scaricate le merci vanno portate attraverso questi sentieri nascosti nella giungla. È pericoloso venire qui? Sì, questi sono posti abbastanza pericolosi. È capitato di dover sostenere scontri a fuoco con i trafficanti. Per questo siamo armati così. Il video che vedete è stato girato pochi giorni dopo le nostre riprese. Si tratta di un conflitto a fuoco tra i militari e i narcotrafficanti. Oltre al rumore dei colpi, si vedono bene i proiettili che finiscono in acqua a pochi metri dall'imbarcazione. I narcos sparano protetti dalla giungla. Di questi camminamenti improvvisati ce ne sono migliaia. Impossibile controllarli tutti. Quest'area è grande 2500 km quadrati. Per supportare l'attività di controllo del territorio, la prefettura navale si è dotata anche di un sofisticatissimo sistema di telecamere. È una telecamera molto potente, con uno zoom ad alta definizione, e funziona notte e giorno. Quindi se c'è qualche movimento sospetto, voi lo potete vedere così? Esattamente. Siamo in grado di seguire l'intero percorso che l'imbarcazione sta compiendo e di visualizzare il tipo di carico e intercettare le comunicazioni che partono dal natante. Questo video è stato girato qualche mese fa, di notte. Le persone che vedete stanno scaricando diversi chili di marijuana dalle barche. Grazie alle telecamere e al lavoro congiunto con gli agenti a terra, i trafficanti sono stati intercettati e arrestati. La Triple Frontera è considerata uno dei luoghi più pericolosi del pianeta. Tra Porto Iguazú, Argentina, Foz do Iguazú, Brasile e Ciudad del Este, Paraguay, si muovono circa 1 milione di persone. Si stima che il business, legale e illegale, si aggiri intorno ai 100 miliardi di dollari l'anno. La parte prevalente, ovviamente, la fanno gli stupefacenti, soprattutto la cocaina. Per aumentare il controllo sulla Triple Frontera, dal 1996 le polizie dei tre stati che condividono le frontiere hanno deciso di unirsi, fondando il Comando Tripartito, un tavolo comune per scambiarsi informazioni di intelligence, condividere strumenti operativi e di indagine. Al giorno d'oggi la criminalità organizzata è transnazionale. Dobbiamo essere uniti se vogliamo combatterla, scambiarci le informazioni, coordinare le operazioni di contrasto. La decisione di integrare le polizie dei diversi stati è maturata dopo i due attentati terroristici antisemiti avvenuti a Buenos Aires. Il primo avvenne il 17 marzo 1992 contro l'ambasciata israeliana. Provocò 30 morti e 242 feriti.
il secondo due anni dopo, il 18 luglio 1994, presso l'Association Mutual Israelita Argentina. 85 vittime e 300 feriti. Indagando sul cittadino libanese Imad Mugniya, l'esperto che avrebbe curato gli aspetti tecnici degli attentati, le indagini arrivarono qui, alla Triple Frontera, dove dagli anni 70 vive e prospera una comunità di commercianti siriani e libanesi. Diverse inchieste hanno documentato il fiume di denaro che da questa zona negli anni è partito per finanziare le attività dell'organizzazione Hezbollah in Iran e in Libano. Abbiamo condotto un'indagine nel 2019 che ha dimostrato come Hezbollah riciclava denaro nella triple frontera per finanziare operazioni terroristiche all'estero. Due giorni fa è stato scoperto un sistema di riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute in vari paesi, tra cui anche l'Argentina, anch'esso finalizzato a finanziare Hezbollah. Questo alza notevolmente il livello di rischio. Fino a poco tempo fa, mafia e camorra operavano su piani diversi rispetto al terrorismo. Oggi questi mondi si sono fusi. Abbiamo documentato molto bene che, per esempio, il primero comando della capital brasiliano era in contatto con l'Andrangheta, ma allo stesso tempo sappiamo che ha rapporti anche con Hezbollah. E ci sono altre indagini che indicano una sorta di legame tra Hezbollah e l'Andrangheta. Nella triple frontera queste collaborazioni sono più facili. Poi lì c'è la famosa idrovia, che è comoda per i narcotrafficanti. Sì, no? È così. Il punto debole dell'idrovia negli ultimi 5 anni è stato ed è il Paraguay. Da questo paese le navi scendono lungo la via d'acqua e si dirigono verso l'Atlantico. Questo fenomeno del Paraguay, hub della cocaina, è abbastanza recente, risale al 2016, e ci dimostra che in pochissimi anni qualsiasi luogo del pianeta può diventare un hub di trasbordo, di spedizioni di carichi di cocaina, e con la droga arriva l'illegalità, la violenza, il malgoverno, la corruzione, il riciclaggio di denaro. Ciudad del Este è la prima città del Paraguay che incontriamo lasciando l'Argentina. È una città caotica e cresciuta in maniera disordinata, dove i grattacieli sono sorti accanto alle baracche. Qui vivono 300.000 persone, provenienti da ogni parte del mondo, Sud America ovviamente, ma anche Libano, Siria, Cina, Corea. L'economia legale e quella illegale si confondono e si mischiano. In mezzo alla strada, alla luce del sole, ci sono anche i cambiavalute non autorizzati. Ma quello che salta subito all'occhio sono questi enormi centri commerciali. Ce ne sono ovunque. E sono pieni di attrezzature tecnologiche, cellulari, droni, computer, utensili per la casa. I prezzi sono così convenienti che ogni giorno dal Brasile e dall'Argentina arrivano per fare acquisti migliaia di persone. Questi enormi centri commerciali sono il segno tangibile del fiume di denaro che ha investito Ciudad del Este. Gira moltissimo denaro. È chiaro come tutto questo movimento rafforzi il crimine organizzato e il riciclaggio. Le frontiere fluide poi facilitano anche lo spostamento dei criminali che si nascondono nelle favelas, i quartieri più poveri e malfamati. E portano qui, a Ciudad del Este, alla triple frontera, le indagini sull'assassinio di Marcelo Pecci, il magistrato paraguaiano diventato un simbolo dell'antimafia. È stato ammazzato l'11 maggio del 2022 con un colpo di pistola alla testa sulla spiaggia di Barú, in Colombia. Era in viaggio di nozze. Queste sono le immagini dell'esecuzione. Il killer si avvicina su una moto d'acqua al bagnasciuga, scende e va deciso contro Pecci. Gli spara a bruciapelo. La moglie, la giornalista Claudia Aguilera, è lì accanto, ma viene risparmiata. Si erano sposati il 30 aprile e avevano appena comunicato con un post sui social di aspettare un bambino. Pecci stava indagando sul riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga e sulle connessioni nell'area tra primero comando della capital e 'Ndrangheta. Aveva anche incontrato gli investigatori italiani. Eravamo compagni di corso all'università, alla facoltà di giurisprudenza. Poi lui ha fatto carriera nella Procura della Repubblica. Io ho seguito un'altra strada e ci siamo incontrati di nuovo quando sono stata ministro della giustizia. Cecilia Perez è stata ministra della giustizia in Paraguay dal 2018 al 2023 con il governo del presidente Mario Abdo Benitez. Era amica personale di Marcelo Pecci e ora è l'avvocata che difende la famiglia. Marcelo è stato ucciso per il lavoro che svolgeva. L'indagine condotta in Colombia sostiene proprio che l'ordine di farlo fuori doveva essere partito dal Paraguay. Le indagini a che punto sono arrivate per capire i mandanti? Per ora sono stati condannati solo gli esecutori materiali. Come avvocati crediamo che
si debba andare fino in fondo, ma il lavoro della procura paraguayana è stato finora assolutamente nullo. Crediamo che questo stop alle indagini dipenda dal fatto che i mandanti hanno molto potere e godono di protezione ad alti livelli. Si saprà mai la verità, quello che è davvero successo? Io spero di sì. Ha lasciato un figlio che non lo conoscerà e la mamma vuole poter rispondere al figlio quando le chiederà chi ha ordinato di uccidere mio padre. Questa resistenza da che cosa dipende? Nell'ambito delle indagini in Colombia sono emersi nomi legati a politici importanti. Crediamo che la resistenza principale a fare piena luce provenga da lì. Da anni il Paraguay viene considerato un paese dalla democrazia molto fragile, proprio per le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nella politica. A luglio del 2022 gli Stati Uniti hanno inserito l'allora presidente della Repubblica, Horacio Cartes, nella lista Engel, la lista dei politici corrotti e antidemocratici. Nel documento si legge anche che si è servito della presidenza per ostacolare un'indagine riguardante la criminalità transnazionale che coinvolgeva i suoi soci. E che questo gli ha permesso di continuare a partecipare ad attività corruttive, inclusi i suoi legami con organizzazioni terroristiche ed altre entità. Secondo l'indice di percezione della corruzione, il Paraguay è 136esimo su 180 paesi. Il 35% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. L'economia del paese è retta essenzialmente dall'agricoltura, ma l'86% delle terre è in mano a circa il 2% della popolazione. A trarne beneficio sono le mafie, che usano il paese come un hub per spostare droga, alcol e tabacco di contrabbando. Ormai accertata anche la presenza dell'andrangheta nel paese. Loro sono i cugini Giorgio di Bovalino, paese in provincia di Reggio Calabria. Sono stati arrestati qui in Paraguay ed estradati in Italia il 22 agosto del 2023. Su di loro pendeva un mandato di cattura internazionale per narcotraffico. Questa è la prova che stavano già lavorando qui e che la presenza dell'andrangheta nella regione si sta concretizzando. Riciclaggio di denaro, violenza, corruzione. E la corruzione nel nostro paese è un problema enorme che coinvolge le carceri, la polizia, i militari, i giudici, i pubblici ministeri. Inoltre, oggi abbiamo un problema serio, che è la narcopolitica. Oggi i narcotrafficanti stessi occupano un seggio nel Congresso. La legge che abbiamo sul finanziamento ai partiti è molto debole e non impedisce al denaro sporco di essere riciclato nella politica. In Paraguay esiste una legislazione antimafia? Ora io non sono più al governo, ma credo che non si stiano facendo progressi. Per il momento, l'unico paese del Sud America ad aver inserito specifiche leggi antimafia è l'Argentina, dove l'andrangheta è arrivata con gli immigrati calabresi già agli inizi del secolo scorso. A testimoniare la presenza dell'andrangheta anche questo video acquisito dai carabinieri del ROS, che fa parte dell'importantissima operazione Crimine Infinito del 2010. È girato a Polsi, dove i capi dell'andrangheta discutono di come funziona l'organizzazione. A parlare è il boss Domenico Pedisano e cita proprio l'Argentina, dove, dice, esistono regole diverse e la santa viene scelta ogni anno. L'Argentina, quando siamo nati, santa una votazione all'anno. Patricia Bullrich è a capo del Ministero della Sicurezza, il nostro Ministero dell'Interno. Fa parte del governo del nuovo presidente Javier Milei. Appena insediato, il nostro governo ha deciso di creare delle unità antimafia nel Ministero della Sicurezza. Sulla falsa riga della vostra DIA, sicuramente introdurremo il reato di associazione mafiosa, che nel nostro ordinamento non c'è. E sempre con l'Italia stiamo lavorando anche ad una proposta di legge per il contrasto al riciclaggio di denaro e per facilitare l'aggressione da parte dello Stato ai patrimoni dei mafiosi condannati. Voi qui in Argentina avete il carcere duro come abbiamo noi con il 41 bis? Quello che abbiamo fatto per ora è creare nelle carceri dei reparti separati dal resto, che chiamiamo reparti ad alto rischio, all'interno dei quali teniamo in isolamento i leader delle organizzazioni criminali. Abbiamo iniziato 5 mesi fa. Sta funzionando molto bene. Questi detenuti in carcere facevano la bella vita e continuavano tranquillamente a gestire le organizzazioni criminali. Gli abbiamo tolto tutto e ora sono disperati perché stanno perdendo la loro leadership.